Va bene. Allora, questa sera continuiamo ovviamente a parlare di grafi. Vi racconto solo due cose in più sull'attraversamento dei grafi, in modo da poter avere, diciamo così, le istruzioni principali per potersi muovere all'interno di un grafo, e poi passeremo a fare un esercizio, no? Un po' completo sulla costruzione ed esplorazione di un grafo. Quindi l'argomento che rapidamente andiamo a vedere è come si attraversa o come si visita, sono due termini che si usano in modo intercambiabile, attraversamento oppure visita di un grafo. Cioè, noi abbiamo una struttura dati lineare, unidimensionale, come una lista o come un insieme in cui posso ordinare, cioè, considerare gli elementi in un qualsiasi ordine. Visitare gli elementi significa, della struttura dati, della lista ad esempio, significa iterare dal primo al secondo al terzo fino a quando non si incontra l'ultimo. Cioè c'è un ordine lineare in cui gli elementi compaiono, sono stati memorizzati. Nel caso di un grafo questo non è più così, perché il grafo ha una sua struttura, diciamo così, su più dimensioni, cioè dato un vertice mi posso muovere su vertici diversi. E quindi la domanda: come faccio ad visitare, attraversare, toccare tutti i vertici del grafo, ha più risposte possibili. Quindi ci chiediamo quali sono i metodi per fare una visita, cioè un'esplorazione, come è scritto qua, un'esplorazione sistematica di un grafo, partendo da un certo vertice sorgente. Quindi ho un vertice di partenza e mi dico, partendo da questo vertice, come faccio a attraversare il grafo sistematicamente, cioè in tutti i modi possibili, senza dimenticare nulla, raggiungendo quindi tutti i vertici raggiungibili. Ieri abbiamo dato la definizione di raggiungibilità di un vertice, un vertice per il quale esiste almeno un cammino dal vertice sorgente al vertice dato, che quindi li possa mettere in comunicazione. Ci sono, dicevo, varie strategie, perché non esiste un modo unico, no, di considerare gli adiacenti di un vertice di partenza. Il vertice di partenza, il vertice sorgente, può avere tre adiacenti da quale parto. E quindi sono state sviluppate varie tipologie di visita. Le due principali, diciamo così, sono i due estremi all'interno dei quali si collocano anche tutte le altre possibili algoritmi di visita, vengono chiamati di visita in ampiezza e visita in profondità. La visita in ampiezza, quindi, ha sempre come obiettivo, partendo da un vertice, raccogliere tutti gli altri vertici che si possono raggiungere da quello di partenza. Come procede una visita in ampiezza? La visita in ampiezza procede per livelli. Cioè io parto dal vertice sorgente e considero i vertici adiacenti alla sorgente stessa. Adiacenti significa, no, direttamente collegati, e saranno un certo numero. Io considero prima, quindi metto da parte, salvo, stampo, elaboro, faccio ciò che devo fare durante la visita, prima questi nodi, cioè tutti gli adiacenti alla sorgente. E lo chiamo il primo livello. Quindi io avrò livello di partenza, nodo di partenza, che lo identifico con un livello pari a 0, cioè il nodo sorgente ha un livello 0, tutti i nodi che sono adiacenti alla sorgente li inserisco in un insieme che chiamo l'insieme di livello 1. No? Quindi io parto dal vertice di sorgente, che è un insieme che contiene il vertice sorgente solo, l'insieme di livello 0, e poi ad ogni volta vado a considerare tutti i vertici di un certo insieme e trovare gli altri vertici adiacenti a quelli di prima. Quindi, se il livello 1 lo costruisco inserendo tutti i vertici che sono adiacenti al vertice sorgente, il livello 2 lo costruirò considerando tutti i vertici che sono adiacenti ad almeno un vertice del livello 1. Il livello 3 lo costruirò inserendo tutti i vertici che sono adiacenti ad almeno un vertice del livello 2. In realtà devo aggiungere una clausoletta,
tutti i vertici che sono adiacenti ad almeno un vertice del livello precedente e che non siano ancora stati considerati, perché io non voglio poi tornare indietro e passare più volte dallo stesso vertice. Un vertice, una volta che l'ho trovato, che l'ho visitato, ho finito. Non lo devo più considerare, non mi serve più considerarlo. E questo va avanti fino a quando troverò ancora nuovi vertici adiacenti all'ultimo livello visitato e non ancora visitati essi stessi. Quindi ogni volta io aggiungo i nuovi vertici che sono adiacenti ad almeno un vertice che ho già visitato in precedenza. Ma il trucco qua è quello di non considerare mai dei vertici nuovi finché non ho esaurito quelli del giro prima. Quindi graficamente lo possiamo vedere così. Se il nostro nodo sorgente della visita su questo grafo fosse S, S costituisce l'insieme dei nodi di livello 0. I nodi di livello 1 sono tutti i nodi che sono adiacenti ad S, quindi sono R e W, se non sbaglio. E li inserisco in questo insieme S1. Poi i nodi di livello 2 sono tutti i nodi che sono adiacenti o a R o a W, presi una sola volta e purché non siano già stati considerati in precedenza. Quindi S non lo considero più, perché pur essendo adiacente ad R è già stato considerato prima. V invece lo devo considerare, fa parte del livello 2. T pure, X pure. Quindi il livello 2 è composto dai tre vertici V, X e T. E quindi un insieme dei vertici del livello 2. Dal livello 2 parto, vado avanti e trovo il livello 3, che ovviamente non comprende, devo andare a cosa? A valutare tutti gli adiacenti dei nodi del livello 2. Quindi degli adiacenti di V c'è solo R, che è già stato scoperto, quindi non mi serve. Agli adiacenti di T c'è W che ho già, X che ho già, U che mi manca, quindi U entra nel livello 3. Gli adiacenti di X sono T che ho già, W che ho già, e Y che invece è nuovo e verrà inserito nel livello 3. Il livello 4 è fatto di tutti i vertici adiacenti a U oppure Y che non siano già stati presi in precedenza. Però non ce ne sono, perché gli adiacenti di U c'è solo T che ho già preso, adiacenti di Y c'è solo X che ho già preso, e quindi il livello 4 non esiste più. E mi fermo qua. Ho esaurito tutti i vertici che possono essere raggiunti partendo da S. Io so che Y può essere raggiunto partendo da S, perché se ho aggiunto Y a livello 4, a livello 3, significa che era adiacente a un nodo del livello 2, a un qualche nodo del livello 2, in questo caso X. E questo nodo del livello 2 so che era raggiungibile da S perché se l'ho aggiunto e perché era adiacente a qualche nodo del livello 1. Cioè il meccanismo di aggiunta dei nodi, che ogni volta devono essere adiacenti a un nodo che ho già, mi garantisce che i vertici che aggiungo, i nodi che aggiungo, sono tutti raggiungibili alla lunga dal vertice sorgente. Ciò che faccio durante la visita però perde traccia di quale sia il percorso da fare. Cioè io ti so dire che questo è un grafo connesso, nel senso che tutti i nodi sono raggiungibili, quindi in particolare Y è raggiungibile da S, ma non chiedermi che percorso devo fare da S a Y. Lo scopo dell'operazione di visita o di attraversamento del grafo non è quello di trovare i cammini, è quello di dirmi quali vertici sono raggiungibili e quali no, e quindi di conseguenza se poi il grafo è connesso oppure no. Punto. Non mi serve per trovare un cammino, né per trovare ancor meno i cammini migliori. Per quello servono algoritmi un pochino più complicati. Quindi questo, in particolare, algoritmo di visita in ampiezza procede allargandosi via via, diciamo con tanta fantasia, cerchi concentrici, livelli, che si espandono a partire dal vertice sorgente in tutte le direzioni possibili, e so che io aggiungo il vertice U a livello 3 perché non l'ho potuto aggiungere a livello 2 o a livello 1. Cioè l'ho aggiunto da un livello 3 in qualche modo perché il numero minimo di passi che devo fare per arrivare a U è proprio 3.
Cioè, quando aggiungo un vertice, lo aggiungo nel livello più vicino possibile alla sorgente. Questa è una caratteristica in particolare della visita in ampiezza. Non vado mai troppo lontano dalla sorgente, se non mi serve, se non sono obbligato. Il risultato di questa visita, o se vado a osservare ciò che ho fatto nella visita, in un certo senso ho anche indotto un possibile albero a partire dal grafo. Questo era un grafo connesso, l'abbiamo scoperto perché la visita ha raggiunto tutti i vertici, ciclico, ci sono dei cicli, ad esempio TWX è un ciclo, TUYX è un ciclo, quindi non è un albero. Però partendo da S e navigandolo, io posso guardare gli archi che ho usato. Quindi ad esempio questo arco tra W e T l'ho usato per scoprire T, l'arco tra W e X l'ho usato per scoprire X, l'arco tra T e X non l'ho usato, perché quando ho guardato chi ci fosse dall'altra parte di quest'arco, partendo da X c'era T, ma T l'avevo già visto, quindi quest'arco non mi serve. Quindi se io mi limito a guardare solamente gli archi che sono stati utilizzati nell'operazione di visita, che sono questi evidenziati qua in rosso, costituiscono un albero. Mantengono la connettività del grafo, ma sono spariti tutti i cicli. Ma perché non mi serve raggiungere lo stesso vertice da due strade diverse, mi basta una strada sola. Quindi in qualche modo ogni operazione di visita di un grafo induce un albero che chiameremo albero di visita. Il risultato dell'operazione di visita è semplicemente l'insieme di vertici raggiunti. L'albero di visita mi dice anche come li ho raggiunti. Ovviamente devo salvarmi delle informazioni in più mentre faccio la visita. Devo ricordarmi di evidenziare in rosso gli archi che uso e invece cancellare o dimenticare gli archi che non sto usando. E alla fine ho quest'albero di visita che riassume in sé tutti i cammini possibili tra S e tutti gli altri vertici. Tutti i cammini, non possibili, ho sbagliato aggettivo, tutti i cammini identificati da questa operazione di visita. Se io facessi la visita del grafo in un modo diverso, i cammini potrebbero essere altri. Adesso lo vediamo con la visita in profondità. Quindi un modo per... L'avevamo già accennato ieri che un albero, oltre al fatto di avere la caratteristica di essere connesso e non ciclico, di conseguenza tra ogni coppia di nodi esiste uno e un solo cammino. Quindi un albero è una struttura dati un po' strana che può essere usata per codificare, compattare un insieme molto ampio di cammini possibili. Perché tanto da ogni coppia di vertici il cammino sono sicuro che c'è e sono sicuro che è unico, quindi li riassumo tutti in un unico albero. Poi, per la visita in ampiezza, e solo per quella, abbiamo una proprietà in più. Il fatto che io, come accennavo prima, non aggiungo mai un nodo ad un livello superiore se l'avessi potuto inserire a un livello precedente. Cioè esaurisco prima tutti i nodi che possono capitare a livello 3 prima di considerare quelli del livello 4. Quindi di fatto che cosa ottengo? Che i cammini codificati dall'albero di visita in ampiezza sono dei cammini che composti dal numero minimo di archi. Cioè se U è a livello 3 e quindi per essere raggiunto da S devo attraversare 1, 2 e 3 archi, per come ho costruito questo albero di visita, per come lavora la visita in ampiezza, non è possibile trovare un altro cammino con che usi meno di 3 archi, di lunghezza minore di 3. Okay? Quindi in qualche modo vengono disposti i vertici raggruppati per distanza o lunghezza minima, raggruppati per lunghezza crescente del cammino che li porta
dalla sorgente al nodo. Sono obbligato a fare questa frase lunga, mi stava per venire una frase diversa ma sarebbe sbagliata. La frase diversa sarebbe, li organizzo per livelli che per distanza crescente dall'origine, dalla sorgente. In realtà non posso parlare di distanza, perché la distanza o la, dipenderebbe dal peso degli archi. No? La potrei definire in un grafo pesato, in cui la distanza, la lunghezza o il peso di un cammino è uguale alla somma dei pesi degli archi. No? Qui posso solamente parlare della lunghezza del cammino in termini di numero di archi che esso contiene. Nel caso di un grafo non pesato le due cose coincidono, perché l'unico concetto di distanza che posso avere tra due vertici è quanti archi attraverso, nel caso di un grafo non pesato. Nel caso di un grafo pesato, io potrei avere un cammino che ha un numero di archi maggiore, ma un peso complessivo minore, perché magari il percorso più lungo è fatto di tanti archi, i quali singolarmente hanno dei pesi più bassi. Quindi il numero di archi e la distanza percorsa non coincidono in un grafo pesato, di solito. Sono due concetti distinti. Infatti qua dice che trovo un cammino più breve nel senso di cammino che abbia il numero minimo di archi. E in particolare, in un grafo non pesato, il numero di archi corrisponde alla lunghezza del cammino, alla distanza percorsa. E vabbè, questo è un tipo di algoritmo di visita. Poi vediamo come si implementa in Java. L'altra strategia di visita, opposta, la chiamiamo visita in profondità. Mentre la visita in ampiezza non si allontana dalla sorgente fin quando non ha visitato tutti i suoi adiacenti diretti, la visita in profondità fa esattamente il contrario. Parte dalla sorgente e sceglie uno dei suoi adiacenti. Quando è su uno dei suoi adiacenti, prima di andare a guardare gli altri adiacenti alla sorgente, va invece a vedere, prima, gli adiacenti a questo nodo che ha appena visitato. E una volta che ha preso il primo, si sposta su questo e va a vedere quali sono i suoi adiacenti. Quindi prima va avanti in profondità, prendendo il primo adiacente, del primo adiacente, del primo adiacente, del primo adiacente, finché trova strada. Poi quando non trova più niente, torna indietro e prova strade diverse. No? È una procedura che tipicamente viene impostata e implementata in modo ricorsivo. Alla fine il risultato è lo stesso. Alla fine il risultato è che tutti i vertici raggiungibili vengono trovati in un ordine diverso. Vengono trovati attraverso un albero di visita diverso, che fa parte della strategia appunto di attraversamento del grafo. E quindi, vedendolo in forma ricorsiva, una visita in profondità del grafo parte con una chiamata di una procedura ricorsiva a cui viene passato il nodo sorgente. E questa procedura ricorsiva che cosa fa? Per ogni vertice W adiacente al vertice di partenza V, se W non l'ho ancora visitato, perché ovviamente anche qua voglio evitare di considerare due volte lo stesso vertice, non mi serve, se non l'ho ancora visitato lo visito, quindi lo stampo, lo elaboro, ne tengo conto, e poi ricorsivamente, W è l'adiacente di V, ricorsivamente richiamo la procedura di visita su questo W adiacente a V. Quindi noi sappiamo già come funziona la procedura ricorsiva. In questo ciclo che considera tutti gli adiacenti a V, chiamo tante volte ricorsivamente la procedura che considera l'adiacente numero 1, l'adiacente numero 2, numero 3, numero 4 rispetto a V. E sappiamo già, per come lavora la ricorsione, che l'adiacente numero 2 non verrà preso in considerazione finché non ho considerato l'adiacente numero 1 e tutte le sue conseguenze. Poi dopo torno su, faccio backtracking, tolgo l'adiacente numero 1 e faccio il numero 2. Ma prima di mettere il numero 2 ho fatto tutto il lavoro che potevo fare avendo scelto il numero 1. Quindi per questo si dice che è una visita in profondità, depth first, quindi vai prima in profondità. Arriva fino in fondo, poi dopo considera l'ampiezza. Su questo nostro grafo di esempio come funzionerebbe?
Quindi mandiamoci la nostra procedura ricorsiva che parte da S e dice quali sono gli adiacenti di S, R e W. Prendiamone uno, R. Io già so già il trucco, comincio già a segnarmi quale arco sto usando. Ok, adesso W che era è un adiacente di S, non lo considero ancora, perché mi sposto su R e mi chiedo quali sono gli adiacenti di R? V. Ok, andiamo su V. Poi, se R avesse altri adiacenti, non li considero ancora per il momento, mi sposto su V e mi chiedo quali sono gli adiacenti a V? Nessuno. Ok, torno indietro, ritorno su R. Quali sono gli adiacenti di R che non ho ancora considerato? Nessuno. Torno indietro, sono su S. Quali sono gli adiacenti di S che non ho ancora considerato? W. E allora scendo su W. Quindi, se notate, W, che è più vicino ad S, è attaccato, l'ho trovato ben dopo a V, che invece è più lontano. Ma va bene, la visita in profondità non mi promette di trovare dei cammini brevi, mi promette di trovare tutto, tutti i vertici. A questo punto mi sposto su W e mi chiedo quali sono gli adiacenti W, T e X. Considero il primo, T. Vado su T, quali sono gli adiacenti a T? U e Y, no, pardon, U e X. Consideriamo il primo, U. Mi sposto su, quali sono gli adiacenti di U? T e Y. T l'ho già preso, quindi non mi interessa più, Y. Mi sposto su Y. Dato Y, quali sono i suoi adiacenti? U e X. X l'ho già, U l'ho già preso, X no, e quindi vado su X. Quali sono, mi sposto su X, quali sono gli adiacenti di X? W e T, sono entrambi già presi, quindi non mi interessa più niente, non scopro più nulla. Torno indietro su Y, ci sono altri adiacenti che non ho considerato? No. Torno su, ci sono altri adiacenti che non ho considerato? No. Torno su T, e io quando avevo visto T per la prima volta, aveva due adiacenti possibili, erano U e X. Adesso quando torno indietro e sarebbe ora di considerare X, lo trovo già visitato X. E vabbè, vuol dire che ci sono già arrivato per altra strada, non mi interessa più. Idem, ragionamento, lo stesso ragionamento lo faccio su W. Torno indietro, W quando l'avevo visto per la prima volta aveva T e X come adiacenti, X lo trovo già visitato e quindi non devo più fare nulla. Torno su S, che è il nodo sorgente. Mi chiedo se ci sono ancora adiacenti ad S non ancora visitati, non c'è nessuno, e termino. Quindi, tipico comportamento ricorsivo. Mi vado a impantanare giù giù fino in fondo, poi torno indietro a vedere se ho lasciato qualcosa per strada. Allora, in termini di risultato abbiamo esattamente gli stessi vertici di prima, è un grafo connesso, quindi li ho trovati tutti. L'albero di visita però è diverso. È un albero che ha meno apertura, meno branching e più rami lunghi. Qualcuno potrebbe dire inutilmente lunghi, no? Perché che giro fai per arrivare a X? Ma non ti, che te frega, l'importante è che ci arrivi. Mi hai chiesto visita tutti i vertici, io ti dico che X è raggiungibile, punto. Non ti ho promesso che dovesse essere un cammino breve, un cammino lungo. Sicuramente dal punto di vista implementativo, codice scritto, una visita in profondità è molto più semplice, perché sono tre righe di una procedura ricorsiva che non una visita in ampiezza dove dovete tenere separati il livello precedente, il livello successivo, con gli insiemi dei vertici già raggiunti, eccetera. Quindi una visita più semplice da implementare dà un risultato che a prima vista non ha delle belle qualità, no? Mentre una visita in ampiezza dicevamo sì, perché l'albero di visita mi dà i cammini minimi, di lunghezza minima, qui l'albero di visita mi dà dei cammini, punto. In realtà, ma questo è un risultato, diciamo che non ha troppa utilità pratica, se andassimo a analizzare un albero di visita di un
di una vita in profondità, potremmo classificare gli archi secondo quattro tipologie diverse. Questo si fa solamente sulla profondità, non sull'ampiezza. Ci sono degli archi che appartengono all'albero di visita, che li abbiamo chiamati tree. E poi ci sono degli archi che non appartengono all'albero di visita, e questi sono di tre tipi diversi. Sono archi che possono tornare indietro, cioè connegano un vertice a un vertice che era in precedenza sull'albero di visita, oppure possono andare in avanti, verso un vertice che troverò più avanti nell'albero di visita, oppure archi cross, cioè che collegano due parti, due rami dell'albero di visita diversi. Sembra un po' accademica questa distinzione, si vede meglio su un arco su un grafo orientato, quindi questo è un altro esempio con degli archi orientati con le frecce. Se io faccio una visita a partire da S, trovo questo albero di visita in profondità. S vado su Z, Z va su Y, Y va su X, backtrack, torno su Y, torno su Z, vado su W, backtrack, backtrack, torno su S. Quindi questo grafo non è connesso, perché sono rimasti fuori dei vertici. Riparto da una seconda sorgente T, la quale mi va a pescare U e V. Quindi questo in realtà non è un albero di visita, ma una foresta di visita, perché non essendo il grafo connesso ho avuto bisogno di più vertici di partenza per poter andare avanti. Vabbè, questo è solo l'esempio. Gli archi che non fanno parte dell'albero di visita possono essere archi B all'indietro, quindi avanti, avanti, e qui c'è un arco che porta da un vertice a un vertice che stava in precedenza sullo stesso ramo dell'albero di visita. Vedete che Z è un predecessore di X. Se seguo le frecce T, da Z arrivo a X. Poi ho un arco che da X torna a Z. Questo è un arco back, torna indietro. Oppure posso avere un arco forward, come questo che da S va a W, quindi un arco diretto che porta un nodo che c'era già nell'albero di visita tra i discendenti di S. L'arco diretto è solo di un passo, il nodo W l'ho trovato con due passi, quindi è un percorso in realtà più lungo, ma fa lo stesso, qui non mi interessa la lunghezza. E quindi quest'altro arco è un arco che porta a un vertice che comunque fa parte dei discendenti di S, mentre quest'arco era un vertice che faceva parte dei predecessori di X. E poi gli archi cross, che sono tutti gli altri, cioè tutti gli altri casi, che collegano due vertici che non siano né uno sopra l'altro né uno sotto l'altro nell'albero di visita. Allora, che cosa serve questo? Questo lavoro serve come test di ciclicità del grafo. C'è un teoremino che dice che un grafo orientato è aciclico se e solo se non ci sono archi di tipo B. Back. Quindi gli archi di tipo forward, guardate il blocco S, Z e W, non crea cicli. Gli archi cross non creano cicli. Gli archi back creano invece un ciclo. Qui sia questo, quest'altro arco back crea il ciclo, dunque... No, questo fa parte di due componenti diverse, che è questo qua, TV, no, scusate, TUT, questo è un ciclo tra due nodi soli. Quindi un test di ciclicità del grafo, per sapere se il grafo è ciclico o no, nel caso di un grafo non orientato è semplice. Nel caso di un grafo orientato è più complesso e si può fare in questo modo. Però, dicevo, è un risultato che nella pratica sappiamo che magari le procedure di libreria faranno questo test, ma per il resto non ci serve molto. Ecco, la domanda che ci facciamo però è: questi algoritmi di visita che complessità hanno? Cioè, il crescere del numero di vertici e del numero di archi, quanto ci dobbiamo aspettare che cresca il tempo di elaborazione? La sorpresa positiva è che sono algoritmi che hanno una complessità lineare nel numero di vertici o nel numero di archi, a seconda di quale dei due cresca di più.
Quindi ho messo la somma, lo grande di una somma è ovviamente lo grande del termine dominante di quella somma, l'altro diventa termine trascurabile. Quindi se un grafo è un grafo con bassa densità, l'algoritmo di visita avrà un tempo proporzionale al numero di vertici, se la densità è bassa, perché il numero di archi tende ad essere trascurabile rispetto al numero di vertici. Se invece lavoro su un grafo ad alta densità, allora il numero di archi tenderà a essere uno grande del numero di vertici al quadrato. No, sapete, b al quadrato è il numero massimo di archi. Se la densità è alta, il numero di archi sarà dell'ordine di grandezza di b al quadrato. E quindi l'algoritmo di visita avrà una complessità che è pari a O di E, cioè O di V al quadrato. Grafi ad alta densità hanno un andamento quadratico nella dimensione del grafo, se la dimensione la misura in vertici. Grafi a bassa media di densità hanno invece una complessità lineare. Lineare ci suona, perché ogni vertice lo considero una volta sola. Una volta che l'ho visitato, lo metto da parte e non ci ripasserò più una seconda volta sopra. Quindi il numero massimo di vertici che visito è V. Il fattore E è dovuto al fatto che su ogni vertice, prima di metterlo da parte, devo andare comunque a considerare tutti i suoi archi adiacenti. Quindi anche gli archi li considero tutti una volta sola, ma comunque per una volta li devo considerare tutti. Quindi un algoritmo semplice. È l'equivalente dell'iterare una lista. Solo che anziché iterare la lista, itero un grafo e il grafo, essendo una struttura a più direzioni, scelgo il criterio con cui iterare. E questo lo vediamo anche in JGraphT, di come gli autori di JGraphT hanno deciso di implementare gli algoritmi di visita. L'hanno fatto appunto basandosi sul concetto di iteratore. Iteratore Java, iteratore che usiamo quando facciamo un normale ciclo for per iterare sul contenuto di una collection. Iteratore come il cursore di JDBC, in cui chiamo next ogni volta che voglio l'elemento successivo. E quindi all'interno di JGraphT esiste un package che si chiama Traverse, che contiene vari algoritmi, varie classi che implementano varie tipologie di algoritmi di visita. Sono tutte implementazioni di una interfaccia astratta, una interfaccia generica che si chiama Graph Iterator. Quindi un iteratore sui grafi, quindi tutte queste classi implementano l'interfaccia Graph Iterator, e qui ci sono, troviamo ad esempio la Breadth First Iterator, la visita in ampiezza, oppure la Depth First Iterator, la visita in profondità. Sono classi diverse che sono tutti iteratori che lavorano però con criteri diversi. Quindi essendo iteratori, essenzialmente io chiamerò il loro metodo next e ogni volta che chiamo next mi darà un vertice in più, un vertice nuovo rispetto a quelli che avevo già visto, fino a quando non mi darà più nessun vertice nuovo e quindi ritorna null il next, oppure il metodo asNext mi ritorna falso. Allora in quel caso so che non ci sono altri vertici. Quindi non mi dà questa classe iteratore, non mi dà direttamente il set di vertici che è il risultato della visita. Me li dà uno a uno ogni volta che chiamo il metodo next. Poi se voglio li metto io in una lista, li metto io in un set. E questo mi basta se voglio semplicemente sapere quali sono i vertici. Se invece voglio anche sapere quali sono gli archi usati, quindi ricostruirmi in qualche modo l'albero di visita, è possibile, o meglio, questi iteratori si lasciano osservare, nel senso che è possibile definire degli osservatori, dei listener, che si agganciano a degli eventi interni dell'iteratore.
No? Un po' come facevamo con l'interfaccia grafica, quando c'è un evento che uno clicca su un bottone, allora chiama questo metodo. La stessa cosa, solo che gli eventi li agganciamo non ai bottoni dell'interfaccia grafica, ma all'algoritmo di visita dell'iteratore. E in particolare, ad esempio, i vari eventi a cui mi posso agganciare sono questi, i più interessanti sono, ad esempio, ho attraversato un arco. Cioè, ho usato un arco per scoprire un vertice nuovo. Allora, tutte le volte che viene chiamato l'evento Edge Traversed, significa che quell'arco lì farà parte dell'albero di visita. Quindi, se volessi salvarmi l'albero di visita, devo definirmi, ma lo faremo in un esercizio più avanti, devo definirmi un listener che vada ad intercettare tutti gli archi attraversati e se li salvi da parte. Poi dopo da lì ci faccio del lavoro. Li ho salvati, perché l'iteratore non me lo dice, mi dà solo i vertici. Quindi devo andare a osservare l'iteratore mentre lavora e salvarmi da parte il risultato del lavoro che ha fatto. Beh, poi ci sono anche altri tipi di iteratori, ad esempio il closest first ha senso su un grafo orientato e lui considera i vari adiacenti di un determinato vertice per ordine di peso, no, del peso dell'arco. Quindi se ho un vertice che è connesso ad altri 4 con archi pesati, lui mi visita prima quelli cui il peso è minore. Quindi una sorta visita in profondità, dove però l'ordine in cui considero i vari figli parte sempre da quelli che hanno un peso minore. Non mi garantisce di trovare cammini minimi, di peso complessivamente minore, solamente una scelta che fa localmente. Prima vado a vedere quelli col peso piccolo e dopo quelli col peso più alto. Sull'altro non andiamo a parlare perché ci aprirebbe un discorso troppo ampio. Ok, queste sono le 4 informazioni che ci servono sulle visite per poterci permettere di giocare un pochino di più con questi grafi. Quindi la documentazione ce l'abbiamo sempre qua sul Traverse. Allora, cerchiamo di mettere un po' a frutto le cose che abbiamo visto ieri, quindi la creazione del grafo, nodi adiacenti, ingoing edges, outgoing edges e le visite. Allora, per farlo io ho trovato che andava proprio bene il tema d'esame che avevamo dato il 10 luglio dell'anno scorso. Il cui testo è qua, quindi lo trovate su un repository che si chiama TDP Esami, lo trovate sulla pagina del corso qua sotto, dove è andato? Sotto esame. Ci sono i link a tutti gli esami che abbiamo dato in passato. Gli ultimi ho cominciato a metterli anche su GitHub, in modo da poter più facilmente condividere testo, soluzione, eccetera, eccetera, perché altrimenti i primi erano degli zip che andavano scaricati, installati, eccetera. In laboratorio faremo ancora così, perché non possiamo mettere pubblicamente su GitHub un progetto, altrimenti ci avete l'amico fuori che ve lo fa. E quindi lo distribuiamo in modo un pochino più controllato. Ma poi dopo li pubblichiamo qua in modo più semplice. Quindi ve lo trovate qua, dal 10 luglio, potete vedere il progetto, potete scaricare lo zip, che era esattamente quello che abbiamo dato in aula, oppure direttamente su GitHub, dovendoci lavorare, ci conviene quest'altra soluzione. Allora, cosa diceva il testo di questo esame? Così, usiamo il resto del tempo che abbiamo oggi per risolvere questo esercizio nelle sue varie parti. E oggi siamo già in grado, tranquillamente, di risolvere quello che è il punto 1, quindi la prima metà dell'esame. Il punto 2 chiedeva di implementare un algoritmo ricorsivo e anche su questo in realtà saremo in grado di farlo. Il focus di oggi è sui grafi, ma diciamo che questo esame lo potremo già fare oggi. Allora, cosa dice questo testo? Considerare un database, ArtsMia, contenente informazioni su opere e mostre del Minneapolis Institute of Art in Minnesota. Quindi MIA sta per Minneapolis Institute of Art. È un database di opere d'arte strutturato secondo il diagramma entità relazioni che è nella pagina seguente, che è fatto così. Quindi ho degli oggetti d'arte,
con una serie di, ognuno ha un ID e poi una serie di informazioni, che sono stati creati da degli artisti. E abbiamo una relazione authorship che mi dice quale oggetto è stato creato da quale artista. Questa è la tipica classe per gestire una relazione molti a molti, una classe intermedia, per cui ciascun oggetto può partecipare a più relazioni di authorship con artisti diversi e ciascun artista può essere autore di più oggetti diversi. Questa è una grafica degli oggetti e degli autori, degli artisti che li hanno creati. A destra invece c'è una struttura simile per rappresentare le mostre. Cioè un determinato oggetto è stato esposto a una o più mostre, anzi a zero o più mostre, e in una determinata mostra erano presenti un certo numero di oggetti esposti. Ok? Questo è ciò che ci dà il database. Quindi questi qua da Minneapolis avevano questo database in cui per i vari oggetti in loro possesso si ricordavano chi li aveva fatti, si ricordavano a quali mostre organizzate da loro oppure presso altri musei, no, magari prestano una serie di opere d'arte perché c'è l'esposizione di quell'autore da qualche parte e quindi loro tengono traccia dei titoli, il luogo, le date di inizio e di fine dell'exhibition, eccetera. Ok, questo è il nostro dataset. Noi ciò che vogliamo fare è scrivere un'applicazione che permette di interrogare tale base dati visualizzando informazioni sulle mostre. In particolare, l'applicazione dovrà svolgere le seguenti funzioni. E qui arriviamo al succo. Permette all'utente di selezionare il bottone analizza oggetti, che è qua. Alla pressione del bottone, creare un grafo che rappresenti gli oggetti e la loro copresenza nelle varie mostre. Quindi rappresentare gli oggetti e il fatto che due oggetti siano compresenti in una mostra. Cioè l'oggetto A e l'oggetto B, entrambi erano presenti in una certa mostra X. Poi lo spiega meglio. In particolare il grafo dovrà essere pesato, semplice, non orientato. I vertici rappresentano tutti gli oggetti presenti nel database. Un arco collega due oggetti se questi tali oggetti sono stati esposti contemporaneamente nella stessa exhibition. In almeno una volta nella stessa exhibition, vorrei dire qua. E il peso dell'arco, perché è un grafo pesato, rappresenta il numero di exhibition in cui tali oggetti sono stati contemporaneamente esposti. Quindi, ho l'oggetto A e l'oggetto B. Se questi due oggetti non sono mai stati esposti insieme, non c'è un arco tra i due, non sono collegati. Se invece sono stati esposti insieme una volta, ci sarà un arco col peso 1. Se sono stati esposti insieme due volte, in due exhibition diverse, ci sarà un arco con peso 2, e così via dicendo. Questa è la prima parte, costruire il grafo. Poi i punti C e D permettono all'utente di fare una semplice interrogazione su questo grafo. Permette all'utente di inserire in una casella di testo il numero identificativo di un oggetto, che sarebbe il campo object ID della tabella. Fingiamo che l'utente li sappia a memoria questi numeri, verificando che sia corretto, quindi che esista nella tabella. Premendo il pulsante componente connessa, che è questo secondo pulsante, determinare la componente connessa del grafo che contiene il vertice selezionato precedentemente e stampare il numero di vertici che la compongono, che compongono tale componente connessa. La componente connessa è una parola grossa per indicare l'insieme dei vertici raggiungibili da quello. Quindi basta fare una visita partendo da quell'object ID di tutto il grafo e vediamo quali parti del grafo raggiungiamo attraversando gli archi, in questo caso pesati. Ma il peso non interviene nella visita, interviene solamente la presenza o l'assenza dell'arco. E la componente connessa sarà l'insieme di tutti i vertici raggiunti da questo, da questa sorgente, e devo stampare quanti sono. Può darsi che la componente connessa raggiunga l'intero insieme di oggetti, allora il grafo complessivamente sarà connesso. Oppure no, lo scopriremo dai risultati che otterremo. Ok?
Allora, concentriamoci sulla prima metà, sul punto B essenzialmente, no? Allora, io ho già, perché non mi fido mai della rete, ho già clonato il progetto prima di venire qua, e quindi c'è già un suo scheletro di main, che era quello che avevamo dato all'esame, e all'interno il database in SQL da importare. L'unica modifica che devo fare è che c'era una versione vecchia di jgraph-t, che adesso tolgo, jgraph-t core, sì sì, lo voglio togliere, perché è leggermente vecchia, non vecchissima, perché ci metto l'ultima, quella che abbiamo scaricato ieri, e l'aggiungo al progetto. Poi qui vedete una libreria che non abbiamo visto, C3P0, che è una libreria che fa da connection pooling. Adesso noi la settimana scorsa, quest'anno abbiamo deciso di non usare più C3P0, di usare IcariCP. Però qua non tocchiamo questa parte del connection pooling per non andare a incasinare il progetto. Essenzialmente questa libreria qua viene usata dal DB Connect per fare il pooling delle connessioni. Da quest'anno in avanti, anziché C3P0, troverete IcariCP, che è l'altra libreria che un pochino più aggiornata che abbiamo deciso di usare. Ma non ci cambia la sostanza. Carichiamo il database. Quindi andiamo a vedere se per caso io ce l'avessi ancora qua. Can connect, hai ragione, perché magari lo devo avviare. MySQL, qua in fondo. L'avviamo. E adesso scommetti che si connette. Ok. Sì, io in realtà questo, ArtsMia ce l'avevo già, però per sicurezza non vorrei averci giocato, lo reimportiamo, carica file SQL, lo prendo dal, pardon, di, dov'è, workspace, dove l'ho messo? Non mi ricordo dove ho il workspace. Questo qui è. Ok. Allora, apri di Eclipse, eccolo qua. Database, eccolo qua. ArtsMia. Eseguilo. Quindi torno qua, rinfresco l'elenco e mi trovo questo database, artisti, authorship, exhibition, object. Guardiamo object che faccia ha. Ho degli object ID, ho circa... Quanti oggetti ci sono? 80, circa 85.000, quindi già un bel grafo. E di ogni oggetto ci interessa l'object ID, poi ci sono un po' di date, un po' di altre informazioni, dove è stato creato, quando, qual è la sua datazione, qual è la tipologia, il dipartimento, il materiale con cui è fatto, la nazionalità dell'oggetto, eccetera, eccetera, il titolo del quadro, della stampa o quello che sia, lo stile artistico e la stanza nella quale è diciamo così, installato nel MIA, oppure è semplicemente in magazzino, not in view, non è installato da nessuna parte al momento. Queste sono le informazioni che abbiamo sugli oggetti. Le exhibitions, che è l'altra informazione che ci serve,
anche loro hanno un exhibition ID, il titolo della mostra, gli anni su cui questa mostra si è sviluppata, quindi magari una mostra breve e quindi c'è solo scritto dal 2000 al 2000, oppure una mostra permanente o pluriennale, penso questa di due anni, iniziata nel 95 e finita nel 96. E qui è il titolo della mostra e a volte c'è anche un dipartimento, un settore all'interno della mostra, ma spesso non c'è. E la relazione Exhibition Object ti dice che questo oggetto 2 è stato esposto solamente nella mostra 44, pardon, contrario, che questa mostra 2 aveva solamente l'oggetto 44. La mostra 3 invece, nella mostra 3 sono stati esposti tutti questi oggetti del mio catalogo. Però questo oggetto 8845 può darsi che sia stato esposto anche altrove. Allora, per vederlo potrei ordinare la tabella per object ID e mi fa vedere che ad esempio il 77, che è un oggetto, è stato esposto nella mostra numero 5, 501, 1025 e 1604. Quindi a seconda che io lo legga ordinato per mostra, vedo quali sono gli oggetti in mostra. Se lo vedo ordinato per oggetto, vedo quante volte e dove l'oggetto è stato esposto. Ok, questo tanto per familiarizzarci col database. Familiarizziamoci col codice. Allora, qui c'è già una classe ArtObject, non l'ho chiamato Object perché Object è già definito in Java, quindi abbiamo chiamato ArtObject, col suo bel costruttore, con tutti i suoi campi, il classico bin che non fa niente, ma ha tutte le informazioni che servono. Ha già definito hashCode equals to string e questi lavorano essenzialmente sull'ID. Quindi l'unico campo dell'oggetto che serve per identificare l'oggetto stesso è l'ID, ma secondo le regole di ORM normalmente quando c'è una chiave primaria questa è anche l'attributo che viene usato per definire la nozione di uguaglianza tra oggetti anche in Java. E poi abbiamo la classe Exhibition, che è analoga, quindi ha anche lei il suo campo ID, un po' di le informazioni che sono prese dal database, tali e quali, quelle quattro colonne, department, title, anno iniziale, anno finale, e i metodi hashCode equals che lavorano anch'essi sull'ID e non su altro. Object, Exhibition, nel database sono in relazione molti a molti, al momento questa relazione molti a molti qui non la stiamo rappresentando in questi oggetti, non siamo obbligati a modellare tutto, modelliamo solo ciò che ci serve e eventualmente lo aggiungiamo se ci servirà. Se dovessimo modellare anche la relazione molti a molti dovremmo aggiungere nella classe object qua sotto una lista, una collection, un set di exhibition collegate a questo oggetto e o a seconda di cosa ci serve fare, nell'oggetto Exhibition aggiungere una lista di riferimenti agli oggetti Object che sono esposti in quella mostra. Se ci serve. Se ci serve una relazione molti a molti è una lista, o una collection in generale, un set o una list di oggetti di un altro tipo, pescati dall'altra parte. Per ora non c'è, sappiamo che se ci dovesse servire lo aggiungeremmo. Non siamo obbligati a caricare in memoria sempre tutto, tutte le informazioni, perché altre le possiamo tenere nel database e interrogarle quando ci servono, né più né meno. Poi diamo ancora un'occhiata a cosa c'era nel DAO. Dunque, nel DAO c'era un metodo che si chiamava ListObjects, che manco a dirlo, dà una lista di tutti gli oggetti, perché select asterisco from objects e basta. Quindi se ci serve altro ce lo dobbiamo implementare. Gratis nel DAO ci siamo trovati questo. Questo è il progetto di partenza. Fatemi switchare su un branch nuovo. Così
teniamo separato dal progetto base. Ok, adesso iniziamo. L'interfaccia c'è già, se non sbaglio, proviamo a far partire il main. Sono degli errori? Dove sono gli errori? Caro mio. Problems, errori. Ah sì, perché io ho cancellato la libreria ma non ho detto il progetto di non usare più la libreria che ho cancellato. Qua. Remove. Ok. Io stavo ancora cercando il file che avevo cancellato. Ok, questo qui è l'interfaccia. Analizza oggetti. Qui dovrò inserire l'ID dell'oggetto e la calcolo della componente connessa. Adesso questo metodo qua, ovviamente i metodi non fanno nulla. E noi dobbiamo, la creazione del grafo, dobbiamo implementarla dietro il gestore dell'evento analizza oggetti. Quindi andiamo a vedere il controller. Controller. Ha questo metodo più sotto, do analizza oggetti. Quindi il grafo lo costruiamo qua dentro. Come facciamo a costruire il grafo? Allora, dove lo memorizziamo? Lo memorizzeremo dentro il model. Quindi prima di agganciarlo all'interfaccia utente ci chiediamo, dentro il modello, tra le funzioni che il modello dovrà avere sarà ovviamente quello di mantenere le strutture dati che servono all'algoritmo, tra cui, la, non dico la più importante, ma è il grafo. Quindi dobbiamo creare una classe model che finora non c'era ancora. E questa classe model dovrà gestire almeno due informazioni. Sicuramente il grafo. E mi viene da dire anche l'elenco degli oggetti. Anzi, in realtà l'elenco degli oggetti mi serve prima di costruire il grafo. No? Perché poi, una volta che ho l'elenco degli oggetti, costruisco un grafo i cui vertici siano gli oggetti. Quindi mi servirà sicuramente gestire private list di art object, art objects, list Java util, e poi una grafo, quindi org.jgraph.graph, i cui vertici, cosa sono? Sono gli oggetti, i cui archi, ricordiamoci che questo grafo è un grafo che deve essere non orientato ma pesato, quindi usiamo il default weighted edge. Quindi come variabili il model dovrà gestire queste due informazioni. Nel momento in cui l'utente clicca sul bottone analizza oggetti, dovremo popolare queste variabili, no? Leggendoli dal database. Quindi possiamo definire ad esempio un metodo crea grafo, se volete, che legge dal database
le informazioni e crea la lista art objects e il grafo. Quindi fa tutto ciò che serve. Quindi crea, diciamo, popola la lista art objects e crea il grafo, l'art object leggendo dal database, e crea il grafo. Poi, una volta che il grafo è creato, potrò avere degli altri metodi che il model mette a disposizione per dare al controller le informazioni che gli servono. Il grafo se lo tiene stretto, il model, non vuole che altri lo paciocchino. Allora, creare grafo devo innanzitutto, lo vedo in tre fasi questo metodo. Prima devo leggere l'elenco, la lista degli oggetti. Leggi la lista degli oggetti dal database. Poi crea il grafo, l'oggetto grafo, aggiungi i vertici, aggiungi gli archi. Con il loro peso. Allora, leggi la lista degli oggetti del DB, non ha nulla a che vedere con il grafo, è semplicemente chiamare questo metodo del DAO che per fortuna c'è già, fa già esattamente ciò che mi serve. Quindi dobbiamo semplicemente salvare dentro art objects DAO. Scusate, il DAO devo crearlo, si chiama artsmiaDAO, e su questo DAO chiamerò il metodo listObjects, che se tutto va bene, se non dà eccezioni, mi memorizza in questa lista art objects gli oggetti. Quindi ogni volta che chiamo questo metodo, lui butta via la lista precedente e ne ricrea una nuova leggendo dal database. Questa è la lista, li posso stampare, li posso ricercare, eccetera, eccetera. Poi, creare il grafo. Allora, creare il grafo, devo capire qual è il tipo di grafo che mi interessa. Il testo mi diceva, il grafo deve essere pesato, semplice e non orientato. In questo caso il testo è già molto esplicito, mi dice già esattamente cosa mi serve. Altre volte il testo non è così esplicito, devo capire dai dati che ci devo mettere dentro qual è la caratteristica del grafo, se sia orientato oppure meno, ad esempio. Ha un grafo pesato, semplice e non orientato, dovrebbe essere, se la memoria non mi inganna, simple weighted graph. Weighted sicuro perché deve essere pesato, simple, e non c'è la parola directed perché non deve essere non è orientato. Quindi this.graph lo posso creare come un nuovo oggetto, quindi questa new mi permette di chiamare anche più volte questo metodo, ogni volta butto via tutto e ricomincio da capo. Un nuovo simple weighted graph, e come arco usiamo la classe default weighted edge.class. A questo punto ho creato un grafo del tipo giusto, con dentro 0 vertici e 0 archi.
Adesso dobbiamo aggiungere a questo grafo i vertici. Quali sono i vertici? Beh, in questo caso è molto semplice perché i vertici rappresentano tutti gli oggetti. Quindi ogni elemento di questa lista ArtObjects deve corrispondere a un vertice in più, a un vertice del grafo. Altre volte non siamo così fortunati, magari da questo elenco dobbiamo estrarre solamente il sottoinsieme che ha certe proprietà e quindi dobbiamo fare un pochino più di lavoro. Ma qui abbiamo già la lista di oggetti che devono diventare i vertici del grafo. Quindi si può iterare sulla lista e per ogni elemento aggiungerlo al grafo. Quindi for ArtObject, AO ArtObject, della lista ArtObjects, per ciascuno di questi lo aggiungo al grafo. Graph.addVertex AO. Uno per uno lo aggiungo al grafo. Facendo così, alla fine di questa iterazione avrò un grafo del tipo giusto che contiene 85.000 vertici e 0 archi. Tanti vertici tutti isolati, tutti uno staccato dall'altro. Attenzione che nel momento che facciamo un add vertex abbiamo delle richieste in più sull'oggetto ArtObject. Perché mentre prima ArtObject era un oggetto che faceva parte di una lista, adesso fa parte di un set. E quindi è importante, ma noi l'abbiamo visto prima, che è già così, è importante che hashCode sia definito. E equals anche va bene, ma soprattutto hashCode. Mentre per le liste non sarebbe così importante per memorizzare, stampare, scandire gli elementi di una lista, per un set invece lo è. Se dimenticate di mettere hashCode equals, un disastro, perché lui lavora con l'hashcode di default, che è l'indirizzo di memoria, e quindi non vi troverà mai due volte lo stesso. I vertici uguali per lui saranno considerati in modo diverso. Se vogliamo usare la scorciatoia che ci dà la libreria, anziché questo ciclo for, nella classe graphs, che fa parte di jgraph.t, ho un metodo che si chiama add all vertices, aggiungi tutti i vertici, il cui primo parametro è il grafo, il secondo parametro è la collection di vertici, che è ArtObjects. Quindi con un'unica istruzione facciamo ciò che faremmo con questo ciclo qua, che possiamo in qualche modo, adesso ho commentato, è la stessa cosa. Se andate a vedere l'implementazione di questo metodo, fa un ciclo for, non fa nulla di speciale. È solo una scorciatoia. La classe graphs ha dentro le scorciatoie. Aggiungi vertici. Il passo dopo, che è quello un pochino più complicato di solito, è aggiungere gli archi. Tra chi e chi e con che peso? Allora, soprattutto con problemi di una certa dimensione, aggiungere gli archi potrebbe essere impegnativo anche dal punto di vista computazionale. Qual è il modo più semplice, e poi vediamo se ci sta bene, per definire gli archi di un grafo? Considerare tutti gli archi potenziali, e per ciascun arco potenziale, cioè arco corrispondente al grafo completo, mi chiedo, questo arco potenziale in questa mia istanza di grafo c'è o non c'è? Questo vuol dire andare a considerare tutte le coppie possibili di vertici, escluso un vertice con se stesso se non vogliamo i cappi, e per ciascuna coppia di vertici chiedersi, c'è un arco tra questi due vertici? A livello di codice abbiamo un ciclo annidato
in cui per ciascun vertice di partenza art object di partenza e per ciascun vertice d'arrivo art object AOA, art object di arrivo, o A1, A2, come volete, la partenza e l'arrivo, sorgente e destinazione, uscita e entrata dell'arco, se i due sono diversi, quindi escludo coppie di un certo AO, O per escludere i loop, le coppie di un vertice con se stesso, un oggetto con se stesso non mi interessano, quindi se sono diversi la partenza e l'arrivo, mi chiedo, sono connessi l'art object di partenza e l'art object di arrivo? Se sono connessi, devo aggiungere un arco. Quindi avrò il grafo add edge AOP, AOA. Adesso aggiungiamo il peso, qui manca ancora il peso. Questo è un codice che sicuramente funziona, nel senso che considera tutte le coppie possibili di vertici, che per ora non sono connesse, per ciascuna di queste si chiede se devono essere connesse, sì o no. Se sì, aggiunge l'arco. Ha una complessità V quadro puro. Quindi noi abbiamo 85.000 vertici, questa funzione sono connessi, verrà chiamata 85.000 al quadrato volte. Tranquilla. Che fa un miliarducolo di volte, no? 85 per 85 milioni. Non sono mai stato un bravo a fare i calcoli a memoria, ma 85.000 per 85.000 sono 7 miliardi di operazioni. Lui dice, non le faccio mica io, le fa la macchina. Il problema è che per sapere se due nodi sono connessi, con ciò che abbiamo, cioè solamente la lista degli objects, non lo posso dire. Devo andare a chiedere al database, quindi fare una query, che sarà semplice, spero. Questa query deve chiedersi se l'oggetto di ID primo e l'ID secondo sono comparsi nella stessa exhibition, oppure no. Quindi dovrà fare una query, abbiamo ancora sempre sospeso il peso, per ora non ci pensiamo ancora al peso. Però dobbiamo fare un'interrogazione che dice, allora diciamo un attimo se dobbiamo prendere due oggetti diversi e chiedersi se sono comparsi nella stessa exhibition. Quindi io ho l'ID dei due oggetti, sono 64 e 139, e mi chiedo se esiste un'exhibition unica, lo ridiamo per exhibition, nel quale siano esposti entrambi. Allora, la tipica cosa che in SQL è scomoda da fare, perché dobbiamo confrontare due righe diverse della tabella. No? Devo vedere se ci sono due righe della tabella in cui la prima colonna è uguale
qualunque sia è uguale tra le due righe, 2508 e 2508, e la seconda colonna ha i valori che voglio io, dei due oggetti che voglio io. Questo si fa tipicamente con una join della tabella con se stessa. No? Quindi, pensiamo alla query. La query sarà, seleziona dalla tabella exhibition object in join con se stessa, e quindi le chiamo exhibition object 1, exhibition object 2, con la condizione che l'exhibition sia la stessa, eo1.id.exhibitionid uguale eo2.exhibitionid, quindi trovo tutte le coppie di righe della stessa exhibition, e il primo oggetto è uguale a un certo oggetto, non so, prendiamo 29.400, e il secondo oggetto è uguale a un altro oggetto, prendiamo il 6155 perché mi piace il suono che fa. E proviamo a estrarre tutto da qua. Quindi ho fissato due oggetti che poi nei miei cicli for in Java verranno fatti variare e mi chiedo le informazioni sui casi in cui questi due oggetti siano comparsi insieme in qualche exhibition. E in questo caso l'informazione che mi dà una riga sola, quindi questi due oggetti sono comparsi insieme solo una volta, solo in questa exhibition a 2508, quella da cui abbiamo copiato i dati. Se cambio il numero degli oggetti, può darsi che non siano mai venuti insieme, figuriamoci se mi capita uno. Vedete, con se stesso non c'è mai, no? Questo non c'è proprio l'oggetto, quindi non è mai stato esposto. Vabbè, torniamo indietro a quei due là. Può darsi che compaia una riga sola, che non compaia nessuna riga, o che compaiano più righe. Più righe vuol dire che più volte quei due oggetti sono stati esposti insieme. Qui siamo su query della durata di una decina di millisecondi. Giusto? Quindi se noi dividiamo quel numerone là diviso 100, facciamo finta che sia di un centesimo di secondo, 10 millisecondi l'una, vuol dire che in 72.000 secondi, cioè 1000 ore, dovremmo aver finito di costruire questo grafo. Dai, poi ci arriviamo. Facciamo un passo avanti, poi risolveremo il problema delle prestazioni, perché non è questo l'unico modo di costruire il grafo. Finora abbiamo l'informazione se questi oggetti sono stati nella stessa exhibition oppure no. Come faccio a sapere in quanti, perché il peso dell'arco mi serve, in quante exhibition sono state? Beh, faccio un count di questa roba qua. Quindi faccio una nuova query analoga a questa, in cui poi però non mi interessano i valori, ma mi interessa semplicemente
il count. In questo caso mi dice 1, potrebbe dirmi 0, potrebbe dirmi 7. Quindi questa è l'interrogazione che mi serve, che mi dice se l'arco c'è e se c'è con quale peso. Allora, lo modifichiamo il codice Java per tener conto che a noi questo codice andrebbe bene se il grafo fosse non pesato. Ho un metodo che mi dice se sono connessi o no, magari fa una query o magari interroga la struttura dati, e poi aggiunge l'arco. Nel nostro caso abbiamo bisogno di un peso. Allora, chiamiamo prima una funzione che mi calcola il peso, peso dell'arco, oppure facciamo una cosa, chiamiamolo exhibition comuni, così almeno ci ricordiamo che cos'è questo peso, tra questi due, e quindi se peso è diverso da 0, quindi questa exhibition comuni sarà quella query, la seconda che abbiamo visto col count. Se il peso è diverso da 0, devo aggiungere un arco col peso. Come si fa a settare il peso di un arco? Si fa con due istruzioni. Prima aggiungo l'arco, poi gli setto il peso. E quindi mi devo salvare il metodo addEdge, restituisce un default weighted edge. Cioè quando io faccio addEdge lui mi restituisce un arco effettivamente. Prendo l'arco e a quell'arco segno un peso. Quindi se, scusate, default weighted edge e uguale addEdge e poi a quest'arco setto un peso. Set edge weight e virgola peso. Quindi aggiungo l'arco senza curarmi del peso, poi sull'oggetto arco che è appena stato creato setto il peso. Un altro modo di fare la stessa cosa, sempre usando la classe delle scorciatoie graphs, è un metodo addEdge che prende già, beh, oltre al grafo, il vertice di partenza, il vertice di arrivo e il peso. Quindi dentro graphs c'è già l'addEdge che mi permette art object di partenza, art object di arrivo, peso. Quindi questa chiamata va al posto di queste due. Stessa cosa. Dentro fa quello, fa quelle due istruzioni. Dobbiamo solo fare attenzione a una cosa. Fatemi togliere il commento per un secondo. A questo addEdge non c'è il javadoc, allora vado a prenderlo da qua. Prendiamo graph. addEdge. Vediamo un po' meglio cosa fa addEdge. Crea un nuovo arco in questo grafo che va dal vertice di partenza al vertice di arrivo e ritorna, restituisce l'oggetto arco che è stato creato.
Alcuni grafi non permettono la molteplicità degli archi, cioè il nostro è un grafo semplice, quindi è di questi, è tra questi grafi che non permettono la molteplicità degli archi. In questi casi, se il grafo già contiene un arco dalla specifica sorgente allo specifico arrivo, allora questo metodo non cambia il grafo e ritorna null. Quindi occhio che noi, se stiamo cercando di aggiungere un arco e per caso quell'arco c'è già, non capita nulla, ma non viene restituito nessun arco e viene restituito null per dire guarda, non l'ho aggiunto perché non c'era niente da fare. Domanda, a noi capita di aggiungere due volte lo stesso arco? Sembra di no, perché le combinazioni di vertici di partenza e vertici di arrivo sono tutte diverse. Ma questo è un grafo non orientato. Quindi in realtà, quando io cerco di aggiungere l'arco 1, 5, lo aggiunge. Quando più avanti nell'iterazione aggiungerò l'arco 5, 1, è sempre lo stesso arco. Quindi in realtà io qua li sto aggiungendo tutti due volte. Sto facendo il numero doppio di operazioni rispetto a quanto mi servisse, servirebbe. Se il grafo fosse un grafo orientato, è giusto così. Mi servono tutte le combinazioni, 1, 5, 5, 1 sono due cose diverse. Ma se il grafo, come nel nostro caso, è un grafo non orientato, fare un doppio ciclo così fa il doppio del lavoro. Giusto? Non è grave, se non che fare il doppio del lavoro impiega il doppio del tempo, ma su 7.000 ore risparmiarne 3.000 più, 3.000 meno, non ci cambia la vita. Ma in realtà, più che altro dobbiamo gestire l'errore, gestire il problema, perché altrimenti qua avremo una null pointer exception, perché passiamo a questa funzione, un edge che è nullo. Quindi in quel caso ci vuole un bel if per dire se è diverso da null, allora dagli il peso, altrimenti lascia perdere. Oppure, meglio, evitiamo a priori di fare questo doppio arco. Cioè, anziché vedersi la coppia dei vertici come un quadrato, tutte le coppie possibili, vertice di partenza e vertice di arrivo, prendo solamente un triangolo, no, metà della matrice. Quindi prendo solamente gli archi in cui, ad esempio, l'oggetto d'arte di partenza ha un indice, ha un ID che è minore di quello dell'oggetto d'arte di arrivo. Così rompo la simmetria e lavoro solamente con metà matrice. Quindi questo lo potrei fare qui, anzi lo dovrei fare qui. Se i due oggetti non sono uguali e l'ID del primo è minore dell'ID del secondo, grazie al fatto di avere un ID numerico, con questo test minore sono sicuro di non ammettere mai la coppia 1-5-5-1. Perché tra le due coppie, 1-5-5-1, sceglierò la 1-5, perché 1 è minore di 5, e butterò via la 5-1, perché 5 non è minore di 1. Quindi il codice di base va sempre intorno, con questo approccio, al doppio loop di vertici. Poi avrà delle piccole varianti a seconda che il grafo sia orientato o non orientato. Se è non orientato devo evitare di considerare ogni coppia due volte. E leggermente diverso a seconda che il grafo sia pesato o non pesato, e quindi devo semplicemente aggiungere l'arco oppure aggiungere l'arco con il peso. Ovviamente a seconda del caso, cioè a seconda del grafo che avete, vi trovate tutte le possibili combinazioni.
Allora, cosa facciamo a questo punto? A questo punto dobbiamo scrivere questo metodo, che ovviamente andrà a chiedere al DAO qual è il peso dell'arco, e poi possiamo finalmente verificare se questo grafo viene creato. No? Poi magari, poiché sappiamo che il tempo di creazione è un po' lungo, lunghetto, di migliaia di ore, lo facciamo solamente su un numero ridotto di elementi, ok? Anziché tutti 80.000, magari ne selezioniamo solamente i primi 100 o giù di lì. Ok? Però ci sta un buon intervallo qua adesso, vero? Ok, allora riprendiamo verso le 6.